Ciao, eccoci con un nuovo video. Oggi andremo a vedere un argomento che per me è molto interessante e che spesso viene un po' trascurato perché è a cavallo tra vari corsi, almeno a livello universitario. Chiaramente, se tu non hai mai seguito un corso universitario, questo non è un problema che ti tocca, ma comunque secondo me è un argomento interessante. Ovvero, andiamo a vedere due possibili approcci di fronte alla teoria dei sistemi dinamici, o più nel dettaglio di fronte a un sistema di equazioni differenziali. In particolare supponiamo di avere n equazioni differenziali davanti a noi e quindi un sistema o un'equazione differenziale nello spazio Rn e vogliamo porci di fronte, diciamo, a questo problema in due modi diversi, uno più analitico e uno più geometrico. Quindi parliamo o di integrale generale o di funzione di flusso e quindi di campi vettoriali. Intanto ti dico che per capire bene il video ti servirà qualche base. Per esempio, potrebbe essere interessante e utile andarti a recuperare il video che ho fatto su che cosa sia un sistema dinamico, che dovrebbe comparirti qui da qualche parte. Allo stesso tempo potrebbe esserti utile il video che ho fatto su che cosa sia un campo vettoriale e anche questo adesso dovrebbe comparirti da qualche parte. Per il resto dovrebbe essere abbastanza scorrevole e seguibile come video. Però non garantisco che sia breve perché vedremo un bel po' di cosette. Allora, partiamo da quello che ci interessa, quindi cos'è che abbiamo di fronte? Un sistema dinamico, ma senza andare nei dettagli tecnici sullo spazio e su tutto il resto in cui questo sistema è definito, parliamo semplicemente di un sistema di equazioni differenziali n, supponiamo, nello spazio euclideo Rn, ok? Quindi è una cosa abbastanza standard. Questo problema però può essere approcciato in due modi in particolare, uno più analitico, in cui quello che ci andiamo a chiedere non ha nulla a che vedere al momento in cui ci approcciamo al problema con un problema geometrico, ma andiamo semplicemente a chiederci qual è quella funzione, se esiste chiaramente, e oppure quelle funzioni, perché potrebbe essere che non ci sia unicità della soluzione, tali che messe al posto delle funzioni coinvolte, diciamo, nel sistema di equazioni differenziali, rendano vera l'equazione, l'uguaglianza. In particolare, supponiamo di voler risolvere un problema del tipo y punto o y primo, come preferisci, come ho scritto qui, uguale ad f di y, con y che è un vettore di Rn. Y in realtà è un y di t, è che per non appesantire la notazione ho preferito far così. E è un vettore di Rn per ogni tempo t. La funzione f maiuscolo è una funzione di classe C1, supponiamo, per avere esistenza, unicità e stare larghi, diciamo, con le ipotesi, dove per classe C1 intendo che è continua, ammette derivata e la derivata è continua anch'essa. Così che possiamo avere che la funzione che andrà a risolvere l'equazione sia non solo continua, ma anche di classe C2. Ma comunque questa è solo una cosa tecnica. Quello che cerchiamo comunque è una funzione f piccolo che ho scritto qui da R in Rn. Supponiamo che sia definita per ogni tempo reale, quindi in particolare se tu hai già sentito parlare di soluzioni globali, stiamo parlando di un problema che ammette una soluzione globale, supponiamo, che va da R in Rn e manda t in f di t. E cosa deve soddisfare sta cosa? Questa funzione deve soddisfare questa relazione qui. La derivata rispetto a t, che può essere vista come tempo di f di t, deve essere uguale ad f grande di f piccolo di t per ogni tempo t nell'intervallo i, che è un sottoinsieme dei numeri reali, quindi un sottoinsieme di tempi. Supponendo che sia globale, la soluzione globale, diciamo, possiamo tranquillamente supporre i uguale ad r più. Dopo vedremo che, te lo nomino e basta, in realtà, che nel caso dell'approccio geometrico si parla di campi vettoriali che ammettono soluzione globale come campi vettoriali completi, ma questa è una cosa più geometrica, appunto. E in termini di denominazione, diciamo che questa funzione f la chiamiamo integrale generale di cosa? Di questo problema qui, asterisco, cancelletto, scusa. E questa integrale generale, non appena andiamo a inserire una condizione iniziale del tipo f al tempo t con 0
è uguale ad y con 0, con y0 un vettore di Rn e t0 un vettore nel nostro intervallo i, o comunque in generale in R positivo, allora questa ci determina qual è la soluzione che al tempo t0, che spesso per i sistemi autonomi come questo, dove f grande non dipende esplicitamente dal tempo o dalla variabile indipendente x, è fissato a 0 perché c'è un'invarianza per traslazioni, ma questo non è troppo rilevante, diciamo. E niente, quella che al tempo t0 vale y0, quindi tra tutte le infinite soluzioni che abbiamo trovato, infinite soluzioni nel senso che possiamo fissare al tempo t0 una certa condizione iniziale, quindi non abbiamo questa libertà ancora a questo livello, possiamo imporre questa e trovare una cosiddetta soluzione particolare, ok? Supponendo f grande di classe C1, questa soluzione particolare esiste ed è unica, quindi non ci sono problemi. Questo è un approccio tipico che si vede ai corsi, per esempio, di analisi 1, analisi 2. E quindi ci si pone proprio la domanda: esiste una soluzione? Che regolarità ha? Come posso trovarla? Quindi c'è il metodo di variazione delle costanti, di separazione delle variabili, oppure fattori integranti o equazioni totali, ce ne sono tanti di approcci, e però si va sempre a lavorare sul chiedersi quale sia quella funzione che soddisfa l'equazione. Eventualmente, nel caso di un problema di Cauchy, quale sia anche quella funzione che soddisfa anche la desiderata condizione iniziale. Ora però vedremo un approccio più geometrico, in cui in realtà non si va a parlare di sistema di equazioni differenziali, ma piuttosto di campo vettoriale definito da questo sistema. Ritorniamo quindi cioè in realtà chiaramente il problema è lo stesso, no? Però lo si va ad analizzare da un punto di vista diverso. E spesso questo è un approccio tipico dell'analisi qualitativa, dei sistemi dinamici e quello che spesso si usa anche per esempio nel momento in cui si fa meccanica analitica e quindi si analizzano magari quei sistemi conservativi della meccanica classica da un punto di vista più geometrico e algebrico anche in realtà. E qua in realtà quello che andremo a vedere è che si cambia terminologia, denominazione di oggetti che bene o male sono gli stessi, però si guardano da un punto di vista diverso e alla fine, in questo caso, è anche raro andare a cercare quella che effettivamente è una soluzione o l'integrale generale, diciamo, ma solitamente quando si propende per un approccio geometrico a questo tipo di problemi, si è interessati a un'analisi qualitativa. Ho già parlato di cosa si intenda per analisi qualitativa facendo un esempio in un video che adesso ti comparirà qui da qualche parte, ti consiglio di vedere. E in quel caso non si cerca quale sia la soluzione effettiva del problema, ma si cerca di trovarne più informazioni possibili studiando la geometria definita dal campo vettoriale, in parole povere, diciamo. Quindi abbiamo questa equazione, sistema di equazioni y punto uguale ad f di y. E ci dimentichiamo che nasca questo problema da un sistema di equazioni differenziali e studiamo il campo vettoriale definito su Rn della funzione f. Che cos'è un campo vettoriale in parole povere? Ve l'ho spiegato nel video, però in realtà non è altro che una funzione da Rn in Rn che ad ogni punto appiccica un vettore, una freccia, ok? Quindi dopo lo vedremo comunque in un esempio. Quindi attacca ad ogni y Rn un vettore che, come è fatto, è f di y. F è una funzione che va da Rn in Rn e quindi definisce questo campo vettoriale. La soluzione del problema, in questo caso, com'è che la chiamo? Non la chiamo integrale generale, ma la chiamo flusso del campo vettoriale definito da f. Quindi vedi che qui abbiamo dimenticato la nozione di equazione differenziale. Potremmo essere tranquillamente partiti da un campo vettoriale, dimenticandoci appunto la natura differenziale del problema, anche se è implicita, diciamo, e quindi parliamo di questo flusso del campo vettoriale. Questo è un oggetto anche geometricamente molto interessante, per esempio forma un gruppo di omeomorfismi, ma questo magari lo vedremo un'altra volta, e si può parlare anche di azione del gruppo
R con la somma su Rn, e anche di questo te ne parlerò un'altra volta, però non in generale, ma guardando degli esempi, perché adesso sto cercando di stare un pelo generale, però dai prossimi video su questo, e ci voleva diciamo un video di questo tipo per aprire una serie di altri video più pratici, e nei video successivi andremo a vedere proprio degli esempi. E ci focalizzeremo prevalentemente sull'approccio geometrico, te lo anticipo. E questa funzione di flusso che cos'è? È una funzione φ, che ho scritto qui, che va da R per Rn. Qui stiamo supponendo che il flusso, o meglio, che le soluzioni delle nostre equazioni differenziali siano definite per ogni tempo t reale, e in termini geometrici che il nostro campo vettoriale definito da F sia completo. E va in Rn, e cosa fa? Prende la coppia ty, un tempo e una y, e ci dice dove va a finire la dinamica se al tempo la dinamica, diciamo, definita dal campo vettoriale al tempo t partendo da y, ok? Quindi sostanzialmente ci dice come evolve la dinamica in maniera completa. Infatti, indipendentemente dal dato iniziale, ci dice ogni punto dove viene mandato, grazie al nostro campo vettoriale, che sembra fluire. Proviamo a immaginarcelo come proprio il flusso di una corrente. Quello che fa questa funzione si dice come fluisce un insieme, un sottoinsieme di Rn, grazie al campo vettoriale mano a mano che il tempo scorre. E un altro oggetto importante introdotto da questa funzione è l'oggetto di orbita, che è appunto l'insieme dei punti dove il punto y con 0, questa è l'orbita di y con 0, arriverà prima o dopo muovendosi, fluendo grazie a quello che ci dice il campo vettoriale, mano a mano che il tempo scorre in avanti o in indietro, all'indietro. Quindi t può tendere a più infinito o meno infinito, quindi ci muoveremo sia nel passato che nel futuro, idealmente. E questa funzione di flusso, una volta fissato un y con 0, ci dice sostanzialmente dove y0 viene spostato. Facciamo un parallelo qui in diretta, diciamo. Supponiamo di avere n uguale a 2, quindi abbiamo xy, abbiamo un certo campo vettoriale e un certo sottoinsieme che chiamiamo omega. Questo è fatto da un tot di punti, no? Benissimo, cos'è che ci dice il flusso? La funzione di flusso ci dice sostanzialmente dove ogni punto viene mandato mano a mano che il tempo ti scorre. Ok? Quindi supponiamo che questo punto sia x con 0. Questo punto geometrico lo chiamiamo, cioè sarà φ t di x con 0. Quindi dove arriviamo scorrendo lungo le linee di campo del campo vettoriale F per un tempo t partendo da x con 0. Questi saranno altri punti e praticamente il nostro flusso ci dice come si deformano i sottoinsiemi dello spazio. Quindi facendo fluire tutto questo sottoinsieme per un certo tempo t per azione del campo F, questo magari si trasforma in una cosa del genere. Ok? Questo è il trasformato di questo tramite il flusso, quindi possiamo chiamarlo φ t di omega. Questo approccio è molto, molto intuitivo da un punto di vista del concetto di dinamica, e chiarisce diversamente, cioè in maniera più chiara, secondo me, più evidente rispetto a quella dell'approccio analitico, cosa voglia dire lasciare evolvere la dinamica, cosa voglia dire muoversi lungo il campo vettoriale. Questo dà proprio un punto di vista più dinamico, che può essere interpretato anche da un punto di vista del flusso delle correnti. Cioè, il termine flusso ha anche un legame con proprio la sua interpretazione terminologica che siamo abituati a usare, no? Il flusso di una corrente, il flusso d'aria e tutto il resto. Ma torniamo a noi. Quindi questa è l'orbita. E niente, è l'insieme dei punti in Rn raggiungibili
entro in un certo tempo t tramite il flusso del campo vettoriale F. Ok? Ora però mi interessava chiudere facendo vedere che in realtà non sono completamente dissociati questi approcci. Infatti, prima di tutto partono sempre dallo stesso problema, che può essere visto come un problema differenziale duro e puro. Oppure potrebbe essere visto come un problema geometrico e quindi parlare di campo vettoriale definito da questo problema differenziale e analizzarlo geometricamente. Però c'è anche un oggetto, in realtà ce ne sono anche altri, che ci permette in maniera abbastanza immediata di ricollegare, riunire i puntini, diciamo, di questi due approcci. Per esempio, ti parlo di curva integrale. Questa curva integrale può essere vista dal punto di vista analitico come conseguenza di quello che abbiamo costruito prima, ovvero l'integrale generale, o meglio la soluzione particolare, oppure anche come un oggetto che deriva dalla nozione di flusso che abbiamo visto geometricamente. Nell'approccio analitico, come scrivo qui, abbiamo ottenuto una funzione t in f di t, che supponendo di partire, che è una curva integrale, ok? Questa curva integrale, o meglio, scusa, e questa funzione t in f di t per ogni y con 0 fissato ci dice qual è la soluzione che al tempo t0 o t0 uguale a 0 può essere sia in posizione y con 0. Benissimo, la curva integrale del punto y con 0 è l'immagine di questa funzione f di t, ovvero è l'insieme, il sottoinsieme di Rn dato dagli f di t con t che stanno nell'intervallo di definizione della soluzione del problema i, che potrebbe essere benissimo tutto r più o r, diciamo, è indifferente in base al problema che si sta analizzando. Questo è un sottoinsieme di Rn, quindi questa curva, come il nome suggerisce, è proprio un oggetto geometrico. Ecco quindi che è anche più semplice vederne un'interpretazione come conseguenza dell'approccio geometrico che abbiamo visto prima. Infatti, 2. Dall'approccio geometrico abbiamo che la curva integrale è una curva che è puntualmente tangente a cui il campo vettoriale è puntualmente tangente. Quindi, vabbè, fissato un punto y0 di Rn, tale curva si può anche scrivere in questo modo qui, quindi tramite il flusso, diciamo, e era abbastanza intuibile, diciamo, da quanto abbiamo visto prima. Però di sicuro ti si chiarisce il tutto con questo disegno. Adesso qui sistemiamo la leggenda, ok. Abbiamo che in questa situazione ho provato a farti un esempio, anche se non abbiamo una forma esplicita del campo vettoriale, ma si capisce, penso. Abbiamo n uguale a 2, quindi è un campo vettoriale su R2. Le freccette rosse sono il campo vettoriale definito dalla funzione f. Come ti ho detto, un campo vettoriale non è altro che un'associazione punto freccia punto vettore. Quindi teoricamente dovrei ricoprire tutto R2, tutto il piano con queste frecce, ne ho messe solo alcune. Poi, che cos'è la curva gialla? La curva gialla, se vedi, passa da y con 0, quindi possiamo supporre che è questo puntino qua viola di R2. Possiamo supporre che y0 sia il punto da cui si parte al tempo t uguale a 0. Senza perdere di generalità, diciamo, si può fare questa supposizione. Cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che tutti i punti della curva gialla sono punti che appartengono all'orbita del punto y con 0, ovvero punti che sono raggiungibili ad un certo tempo, dopo un certo tempo, fluendo in base a quello che ci dice il campo vettoriale, quindi muovendoci lungo le frecce che definiscono il campo, e diciamo che ogni punto della curva gialla è raggiungibile prima o dopo muovendoci seguendo queste frecce. Infatti, se vedi, attaccate a questa curva ci sono delle frecce rosse che sono idealmente sarebbero tangenti, non le ho fatte proprio bene, però l'idea è che puntualmente il campo vettoriale è tangente a questa curva integrale, che è l'immagine appunto del flusso sostanzialmente. E quindi è questo il concetto che volevo farti passare.
Questa curva può essere anche vista come l'immagine geometrica della soluzione particolare dell'equazione differenziale associata a questo campo, che ha come condizione iniziale f o y di t0 uguale a y con 0. Quindi questa è, diciamo, era una panoramica dei due approcci che spesso si vedono, ma è raro che vengano connessi l'uno con l'altro, perché appunto, come ho detto, spesso si vedono in corsi separati e sembrano due approcci completamente diversi, ma in realtà, cioè, lo sono, però hanno anche dei legami e chiaramente ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti. E niente, volevo parlarti di entrambi per anticiparti che gran parte dei prossimi video su questi argomenti mi concentrerò sull'approccio geometrico. Se c'è qualche particolare richiesta, magari di qualche equazione che ha anche magari un significato che non sia solo un esercizio, diciamo, possiamo risolverla anche analiticamente, sempre se possibile, e magari fare qualche analisi della soluzione particolare. Però, siccome la gran parte delle situazioni sono parecchio complicate da risolvere esattamente in maniera analitica, sempre ammettendo che questa soluzione esista, unica, spesso si fa ricorso a un'analisi qualitativa e quindi si studia il campo vettoriale piuttosto che le equazioni differenziali, studiandone appunto le proprietà. Bene, ti ringrazio per essere rimasto fin qui a vedere il video, che sono consapevole che è venuto abbastanza lungo, però mi interessava fare un video di apertura, diciamo, a questo tema, in cui vedevamo un po' di varie cose su questo argomento, appunto. Se hai qualche domanda, come al solito, o qualche suggerimento per altri video, lascia tranquillamente un commento qui sotto, lo leggerò e ti risponderò il prima possibile. Ti ricordo di iscriverti al canale se ti fa piacere rimanere aggiornato su quello che pubblico. E niente, buon proseguimento di giornata e ci vediamo prossimamente. Ciao!